Buongiornissimo! Ecco qui che proviamo insieme questo nuovo stampo. Qui abbiamo tutto pronto. Mi sono fatta anche una lista di come voglio che sia l'ordine dei colori. Me la metto qui di fianco. Adesso mi metto la maschera e parto senza parlare. Metterò un po' di... Se è troppo lento, cercherò di velocizzarlo un po' e partiamo fuori! Partiamo! Eccoci qua! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Eccomi qui, ho preso dentro e faccio ballare. Adesso passo un attimo questo per eventuali bolle, ma senza muovere troppo. Ecco qua, cuori. Ci vediamo domani per vedere il risultato finale. Io sono curiosissima, anche voi? A domani mattina, ciao cuori! Ed eccoci al giorno dopo. Oh mio dio cuori, mi piace un sacco, guardate com'è venuto, mi piace un sacco, almeno da questo lato, quindi insomma, dai, mi accontento e sono super felice. Guardate, poi ve lo faccio vedere meglio. Adesso lo guardiamo. Allora, siccome come vi ho sempre detto, io non riesco a buttare gli scarti, o meglio, erano anche qualcosina, e cioè ce n'erano un po', così io ho fatto questi. E vediamo per prima questi. Oh, guardate, oddio, si vede, non è che sto sfocando, mamma, adesso vediamo questo. Oh mamma, questi diventeranno due orecchini. Stupendi, sono felicissima. Ok, adesso passiamo a questi. Però prima di toglierli, vediamo un po'. Ecco qui, ci sono degli eccessi che dopo toglierò.
col taglierino o la forbicina, vediamo, o se si riesce con le unghie. Allora, cuori, vi voglio dire una cosa prima di scoprire questo totalmente. Ho guardato il video per montarlo in cui vi facevo vedere l'acquisto di questo stampo. E cuori, vi prego, non ridete, perché sarei tentata addirittura a non metterlo online, perché io inizio con le mani così e sto con le mani così per un bel po', e sapete perché? Perché non volevo farvi vedere la schifezza delle mie unghie, ma sono ridicola, cioè veramente, è una cosa orrenda, quindi portate pazienza, guardate il video con perdonandomi di questa... di questo mio comportamento assurdo. Purtroppo io ho unghie molto molto delicate e che si spezzano facilmente. Questa mano qua, ragazzi, io la uso con la resina, la uso per togliere tutti gli eccessi, per togliere dai bicchierini gratto, e quindi me le distruggo queste unghie qua. E per quanto, vedete la differenza, e per quanto io cerchi di tenerle bene, cioè non ci riesco, questa si è del tutto spezzata. E insomma, in quel video lì sono così terrorizzata. Poi mi mollo un po' e vi faccio vedere. Ma all'inizio, ragazzi, sono ridicola. Voi dovete prendermi per quella che sono. E io sono anche così. Oltretutto chiacchierona. Adesso basta, perché voglio farvi vedere... Giuro, è la prima volta... Quindi starò super mega attenta, no, perché sapete, io ho anche la facoltà di rovinare gli stampi. Riesco a rovinarli più o meno le prime volte che li uso. Ok. Qui ci sarà molto molto da... Beh, insomma. Ah! Cuori! Cuori, mio Dio, oh mamma mia, guardate anche questo lato, è stupendo, qui si vede tutto il nero, qua vengono più tutti i brillantini e i sassetti che ho messo. Beh, stupendo. Allora, iniziamo lasciandoli da questo lato. Beh, dopo, insomma, non vi faccio perdere tempo, è solo che volevo, se lo tolgo poi li metto vicini, ecco così. Allora, 1 2 2. Allora, lasciamoli da questo lato. Mamma, guardate! Ah! Bellissimi! Allora, andiamo avanti con questo. Stupendo. Sono dentro, vero? Sì. Guardate che bello, mamma, io adoro sempre di più adesso. Sentite, ditemi voi, sono stra contenta. Oh, finalmente riesco ad essere soddisfatta pienamente dal primo, cioè. Ma le vedete le sfumature? Oltre i glitter, e questo è l'altro lato. Beh, guardate che sfumature. Ma le vedete che dà il tono, questi, tutti questi sassolini danno le sfumature sull'azzurro? Guardate. E adesso giriamolo. Portate pazienza, che dopo dobbiamo
devo mettere a posto. Cuori, sono soddisfatta. E con questo vi saluto, mi mando un bacione enorme, spero che continuerete a seguirmi, che avrete pazienza e insomma ecco, e spero che passi presto questo momento. Ciao cuori, buona giornata, ciao!